Attilio Fontana, presidente della Lombardia, quale ricordo affiora oggi di Maroni? Ricordo di una persona sorridente ma determinata, capace di fare scelte anche difficili ma senza mai esasperare i toni. Una persona, un amico soprattutto, una persona con cui abbiamo fatto tante cose insieme, sportive, di divertimento e politico. Mi mancherà tanto. È quella di un pensiero profondo e di un pensiero lungo, e quindi questa è l'eredità che ci lascia, un pensiero profondo e lungo. Che cosa porterete avanti di quello che ha? Innanzitutto da amico. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo poco prima dell'estate e devo dire che abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata, tanti scambi di messaggi in questi mesi. Quello che tutti gli riconoscono, io per primo, è una grande lealtà, un senso civico, un senso delle istituzioni molto, molto alto. Ma io mi sono emozionato mercoledì quando alla Camera dei Deputati ho avuto l'onore per il mio gruppo parlamentare di ricordare il ministro Maroni. È stata una grande emozione perché da deputato di Varese era un dovere secondo me farlo, ma soprattutto da chi ha vissuto come me la politica in tanti anni negli enti locali, nella provincia di Varese, nel comune di Luino. Io ho avuto la possibilità tantissime volte di incontrare Roberto Maroni e ogni volta, oltre alla sua innata cortesia, ho avuto proprio l'impressione che avesse proprio a cuore i problemi.